Vedremo la fine della Grecia, infatti la Grecia ha un alto debito pubblico e noi fortunatamente no, la Grecia ha un'alta corruzione e noi fortunatamente no, la Grecia ha un'alta evasione fiscale e noi fortunatamente no, la Grecia ha anche un'alta disoccupazione e noi fortunatamente no, soprattutto giovanile e noi fortunatamente no, la Grecia ha avuto anche le Olimpiadi del 2004 che sono state il colpo di grazia. Da lì è cominciata la picchiata finale. A noi mancavano giusto le Olimpiadi, ma questo è il segnale che stiamo arrivando. Ecco, per dire. Uno dei protagonisti è Montezemolo, quello di cui stiamo ancora pagando gli stadi di Italia 90. Nel bilancio dello Stato c'è ancora una posta per pagare il buco degli stadi di Italia 90 che costarono dalle 2 alle 4 volte di più del preventivato. Nel frattempo sono già tutti crollati e li hanno già ricostruiti un'altra volta, sempre a spese nostre. L'altro è Malagò. Allora Malagò un giorno riceve la visita, credo al Circolo Canottieri Aniene, di un giornalista, forse una parola grossa, del Foglio, che si è messo in testa di essere un giornalista d'inchiesta. Infatti le sue paginate sul Foglio, che non credo abbiate letto perché nessuno legge il Foglio, quindi per questo ve lo leggo io, si intitolano Inchiesta e ogni giorno sono un incontro con una persona a cui lui fa dei lavoretti di lingua che non sto qui a dettagliarvi. Questo è un piccolo scampolo della cosiddetta inchiesta su Malagò. A questo punto Giovanni Malagò ride di gusto. E te credo, no? Con il giornalista che ha di fronte, però sentirete. E rido anch'io, dice il giornalista, perché questo signore alto e brizzolato che sporge dall'altra parte dell'ampia scrivania, l'uomo che dicono incarni l'essenza stessa della mondanità e del potere romano, è snodato e senza protervia. Uno dice, ma che cazzo c'entra l'assenza di protervia col fatto che è snodato? E soprattutto, come lo sai che è snodato? Cioè, si è messo a fare delle evoluzioni durante l'intervista? Gli hai chiesto di fare dei balli, delle danze? Non si sa. È snodato e senza protervia. E vabbè, mo me lo segno. Di Roma ha la faccia allegra e l'aria da spensierato, ex scavezzacollo. Ex. Come sia l'aria da ex scavezzacollo non saprei. Sulla sua struttura atletica di 55enne ben conservato, sul suo corpo largo da sportivo, sull'intelaiatura dei tendini e dei muscoli, troneggia un sorriso amichevole, talvolta da fotoromanzo, oppure fissato in alcune espressioni di corruccio che si accompagna a un certo scrupolo nei gesti, in mosse geometriche cadenzate. Allora, io mi sono figurato questa intervista, come deve essersi svolta. Cioè c'è un giornalista che va da Malagò, buonasera Malagò, facciamo un'intervista, cominciamo a parlare, quello inizia a fare delle cose per cui lui scopre che è snodato e prende appunti, snodato. Poi fa una strana faccia, dice, ex scavezzacollo, tipica faccia di... A quel punto, non contento, fa il giro del tavolo e comincia a tastarlo. Dice, posso tastare per favore il suo corpo di 55enne ben conservato, la sua struttura atletica? Non credo che fosse a torso nudo, credo che fosse vestito, quindi l'ha fatto anche spogliare per toccare con mano la consistenza della struttura atletica. A quel punto Malagò, imbarazzatissimo immagino di fronte a questo molestatore, stava per chiamare la buon costume quando è partita la domanda finale, la domanda di report, proprio la domanda alla Gabanelli. Scusi, e l'intelaiatura dei tendini e dei muscoli? Eh già, perché dove la mettiamo? Puoi finire un'inchiesta senza avere tastato l'intelaiatura dei tendini e lì altre tastatine. A quel punto Malagò gli avrà detto adesso però basta perché siamo arrivati in zona proibita. Quindi non sappiamo delle cartilagini, non sappiamo delle unghie dei piedi, non sappiamo altre cose, unghie incarnite, cose del genere. Forse ci sarà una seconda puntata sul Malagò dalla cintola in giù. Io